Ecco, quello che sto inquadrando in questo momento è il carcere di San Vittore, il luogo dove finì dopo il mio primo gesto di solidarietà umana. Avevo appena compiuto 19 anni e per aiutare un amico che si era messo nei guai durante una manifestazione politica, finì per essere arrestato anch'io per favoreggiamento. Essendo appena uscito dal collegio a 13 anni, non sapevo né conoscevo la legge, né pensavo che sarei finito in carcere per quel motivo. Comunque sia, la mia solidarietà verso i miei amici, amicizia, ideali, l'ho pagata sempre cara e man mano col tempo me ne accorsi sempre di più duramente, finendo per 3 volte dentro quelle mura, sempre per aver coperto e aiutato degli amici che non erano colpevoli, solo che non facevano l'infame e non facendo i loro nomi alla polizia mettevano dentro me. Bene, ecco perché riprendo il termine del video precedente dicendo che era l'ultimo che aveva aiutato Artu, iniziando da qua, dal passato, dove ebbi modo di conoscere la durezza, la tristezza delle leggi del carcere da innocente, senza aver fatto niente tranne aver creduto nell'umanità, aver aiutato chi aveva bisogno, invitandolo poi a costituirsi, come in quel caso, nel primo caso, a 19 anni, con mio amico Murelli, Maurizio. Bene, la solidarietà, come racconto nella cronaca su Realtà Strada e Sogno, in cui, anche se brevemente, narro anche di queste vicissitudini, è qualcosa che qua giù si paga caramente, ma non per questo l'ho mai tradita. Ho pagato e sono fiero di essere stato incarcerato per la mia umanità, perché credo negli ideali, nei valori, senza fare mai violenza, né da una parte all'altra della politica. Ero fra coloro che ritengono che la violenza non ha nessun significato, sia solo un male.